conclude così una giornata in compagnia di una coppia di MILF sicuramente molto interessanti. Doppietta di Barboloni, guardate un po', presi quasi in contemporanea con la tecnica della lamentela, però, perché non avrebbero mangiato altrimenti. Guardate che bello quello di Max. Doppietta, la sua 6,60 super gomming e la mia che chiamerò, adesso si chiama super gomming, ma sicuramente la chiamerò super MILF questa. Testina autocostruita per Max, intorno ai 2 grammi e G-Gad 1,8 per me. 0,22 per tutte e due. In queste situazioni è inutile pescare più leggero perché qualche mangiata in meno, ma almeno i pesci che abbiamo attaccato li abbiamo portati a riva tutti senza spaccarne neanche uno. Oh, boh, è ora di ridargli la libertà. Andiamo? Vediamo se hanno voglia di partire direttamente da qua. Sì. Ostia, ecco, ecco. Beh, ma ritardo devo dai, dai. Ah, che bello grosso. Dai, faccio questo. Dai, di là, di là, di là, di là, dai. Adesso vediamo ombre esagerate, Roby. Sì. Stamattina abbiamo riportato in pesca due canne anni 80. Max mi ha portato la sua, che probabilmente è ricavata da una canna fissa. Questa è 6,60, giusto? Ma hai detto che 6,60, però si vede che è stata sfilata da almeno un elemento in più. Dal materiale anidotape mi sembra una Maver, ma non ne sono sicuro. Comunque si è comportata molto bene, ha già fatto delle catture e tra l'altro ha un'azione meravigliosa. 6,60 adesso non lo so, ma col vettino a innesto probabilmente si è allungata di qualche centimetro e si è comportata benissimo. Poi io sono invidioso di natura e quindi quando mi ha portato questa canna qua mi sono subito innamorato e mi sono ricordato che ne avevo anch'io un anidotape sempre degli anni 80, una vecchia Tubertini, questa è 5,80, allora facevano delle misure un po' strane, e questa me l'ha regalata, anzi ringrazio Mirko che me l'ha regalata, e l'ho montata subito e siamo venuti a provarla insieme. Si sono comportate, direi che hanno passato il collaudo più che a pieni voti. Assolutamente. Belli, 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 belli. E non è stato qua, non è stato tanto semplice perché c'era da pescare attaccato alle ramaglie e se poi attaccavi un pesce dovevi subito tenerlo lontano. Comunque si è comportata più che bene. La sua ci ha messo a recuperare un barbo di questa stazza, ci ha messo pochi secondi, poi lo vedrete nei video. Quindi soddisfatti. Ma che bello. Aspetta un attimo. Sì, sì, vai, vai. Vai, che bello. Vai, uno. Questo scalpita. Non ti portare via il guadino. Vai.